Ciao a tutte, ciao a tutti. Questa è la terza volta che giro questo video, ogni volta mi interrompono, per cui se lo vedrete mai sappiate che è stato un video molto molto sofferto. Allora, praticamente vi volevo far vedere qualche acquistino che ho fatto negli ultimi giorni, nelle ultime 2 settimane, perché mi sono voluta concedere qualche sfizio anche in occasione del Black Friday. In realtà, si tratta principalmente di due ordini online di prodotti eco bio. Uno ho fatto su Ecoverde perché ho fatto dei regalini ad una mia carissima amica e per aggiungere l'ordine minimo e quindi non pagare le spese di spedizione, averle gratuite, ovviamente ho aggiunto qualcosa che mi serviva. Effettivamente avevo da poco terminato lo shampoo della Benecos e stavo terminando il mio tonico del momento che vedrete nei prodotti finiti e quindi ho deciso di acquistare questi due prodottini. Allora, i prodotti in questione acquistati su Ecoverde sono questi. Quindi, shampoo Lavera che promette di dare volume ai nostri capelli. Il profumo è davvero molto buono e ovviamente molto agrumato, sa molto di arancia. Lavera è un marchio low cost, così come la Benecos, e quindi insomma volevo provarlo e vediamo come mi trovo. Mentre l'idrolato di rosmarino della Biofficina Toscana lo sto utilizzando, come vedete già, come tonico, ovviamente perché unendolo ad eventuali shampoo, come feci con lo shampoo sempre della Biofficina Toscana, concentrato attivo, di cui vi ho fatto la recensione, non mi è piaciuto come prodotto, ma ovviamente sul viso io lo utilizzo sia vaporizzandolo dopo comunque aver deterso il viso, o averlo struccato la sera, o averlo pulito la mattina, sia per fare le mie maschere viso. Il secondo ordine invece è stato fatto sul sito di Bioalchemilla, perché Bioalchemilla è un e-commerce, vediamo se trovo anche la fattura, sì, è un e-commerce che mi piace tanto perché ha una miriade di marche, di brand, forse è il sito più rifornito da questo punto di vista e in occasione del Black Friday ha concesso un 10% di sconto. Io ho speso 30,42 euro, ho acquistato tre prodotti, ovviamente ho usufruito ovviamente delle spese di spedizione gratuita perché io quando ordino online cerco in tutti i modi di avere il trasporto gratuito. Allora, ho acquistato tre prodottini in realtà, due prodottini che sono per me indispensabili ed una novità. La novità è questa, Subio EudoTint nella colorazione 02. Ne ho sentito parlare davvero tantissimo e ovviamente io che sono fissata con i fondotinta, vi voglio fare un video comparazione di tutti i fondotinta bio che ho perché davvero ne ho tantissimi, quindi non poteva mancare questo qui. Soprattutto è stato ed è il momento in cui lo potete acquistare perché è stato per tantissimo tempo sold out, non si trovava da nessuna parte perché comunque è un fondotinta un pochettino particolare, ha interessato un po' tutte noi. Un fondotinta che per me invece è un must have, e sapete, il Flat Perfection nella colorazione medium neutral in questo periodo perché comunque il mio fondotinta di tutti i giorni è pratico da applicare con una spugnetta, è facile da portare in borsa, in ufficio. Quindi, che dirvi, ha la coprenza giusta, mi mattifica, mi opacizza, quindi mi piace tantissimo. E infine il tonico astringente per peli grasse di Anthos che ho appena terminato e l'ho voluto riacquistare. Ovviamente ve lo recensirò in qualche review o nei prodotti finiti o nella week review of the week, vediamo. Ma è un prodotto che vi anticipo, mi sta piacendo tantissimo. In generale, io non posso stare senza un tonico, devo avere sempre una scorta perché il tonico mi dà luminosità, mi riduce i pori dilatati. Ha quella funzione che secondo me scusate, è molto importante secondo me nella routine di pulizia del viso. Quindi se non lo utilizzate, iniziate a farlo. Ho acquistato dal Yves Rocher, scusate,
Mi è andata di traverso la saliva. Allora, ho acquistato dei Brochet, i miei bagno dozza preferiti. Voi sapete che acquisto sempre questi, la mandorla della California e la noce di macadamia che è già in doccia. Li adoro sia per la profumazione, che è dolce, è dolcissima, è molto penetrante, rimane in bagno. Insomma, ve li consiglio tantissimo. 200 ml, due confezioni, le ho pagate 3,50 euro, erano un'offerta. E poi dall'Avon ho acquistato due maschere che mi hanno ispirato, vedete? Mi hanno ispirato per il fatto che sono a base di cioccolato, vedete? Sono a base di burro di cacao e burro di karité dell'Africa. L'inci non è neanche malvagio, ma comunque io con le maschere della Planet Spa, nella maggior parte dei casi, mi trovo davvero molto bene, anche se io amo in realtà farle da me le maschere, quindi mischiando il neem, il gasulu, la polvere di rossa damascena, eccetera, eccetera. Però ogni tanto mi fa comodo avere in casa delle maschere viso già pronte, quindi facili da applicare quando ho poco tempo. Inoltre, una penso di regalarla ad una mia cara amica per Natale, ad un'altra amica, perché ad una ho regalato i prodotti EcoBio da Ecoverde, ad un'altra voglio fare un pacchettino e aggiungere questa maschera al cioccolato, perché siccome è una ragazza molto golosa, voglio fare un pacchettino carino. Voi avete già pensato ai regali di Natale? Io mi sono portata avanti, devo dire, quest'anno sono stata brava e quindi qualcosina già l'ho acquistato. Nel pacco Bioalchemilla mi sono dimenticata di dirvi che ho ricevuto dei campioncini molto interessanti come la crema corpo Ipnosi, lo shampoo lavanda ed eucalipto, lo shampoo arancio e limone. E poi l'amido di riso, sempre tutto Alchemilla ovviamente, ma mi ha fatto davvero piacere ricevere questi campioncini che proverò e vi farò sapere. Sono poi uscita con la mia amica appunto Maria Rosa, ciao tesoro, ti nomino sempre nei miei video perché so che mi segui, quindi per me è davvero bello questo. Siamo andati in un negozietto che da noi vende tutte le cose ad 1 euro e ho acquistato tre prodotti. Innanzitutto, ho acquistato una fascia per i capelli da utilizzare tutti i giorni quando mi detergo il viso. L'ho acquistata in questo bellissimo color lilla, pagandola semplicemente 1 euro. E io la utilizzo proprio per non sporcare i miei capelli quando magari mi applico maschere, quando mi strucco, quando mi lavo comunque il viso. Mi piace davvero molto. In tema ho acquistato questo. E che cos'è questo? Praticamente è un come posso chiamarlo? È praticamente uno vedete? Si presenta così, sempre lilla. Ovviamente bellissimo, uno dei miei colori preferiti. Vedete, praticamente si mette, ora non mi viene in mente, il turbante, ecco, in microfibra. Praticamente si utilizza quando si hanno i capelli bagnati o si fa un impacco, si vuole fare il plopping, e praticamente si avvolge tutto intorno e si lega qui, quindi si rimane con la cute al calduccio, i capelli tutti belli impacchettati, e per noi riccioline questi prodotti sono davvero molto molto utili. Non so, però, anche se per le ragazze ricce possono esserlo, ma per noi sì. Ed infine ho acquistato questo, sempre pagandolo 1 euro. È praticamente una spugna esfoliante che da un lato ha la parte semplice della spugna e dall'altro ha la parte un pochino più esfoliante, ma è a forma di guanto, per cui è anche molto comodo in doccia utilizzarlo. A volte infatti si è di fretta e con una passata veloce comunque si fa uno scrub molto leggero sulla pelle, quindi si prevengono i peli incarniti, si rende la pelle un pochino più morbida, quindi insomma è utile. Poi ad 1 euro non potevo lasciarla lì. Peccato che non c'era in color lilla, perché altrimenti avrei fatto tutto in abbinato. Comunque, questi sono i miei prodottini, tutti i miei acquisti, diciamo di bellezza, perché poi vi farò un video su un acquisto diciamo che riguarda un'altra passione, ma che non c'entra con l'EcoBio. E fatemi sapere se avete provato qualche campioncino, se vi interessa la recensione di qualcuno di questi prodotti, se avete provato quindi uno di questi prodotti, se avete qualche opinione in merito, perché io lo sto usando e me ne sto facendo anche una mia. E niente, ci vediamo alla prossima. Un bacio a tutte quante, ciao a tutte, ciao!